Buonasera. Simone Ghiaroni, 34 anni, è il Digital Champion del Comune di Fiorano, carica e istituita dall'Unione Europea nel 2012. È un ambasciatore dell'innovazione, presente in ogni città italiana, con il compito di rendere i propri cittadini digitali. Svolge anche un ruolo di stimolo nei confronti del governo e di raccordo in sede europea. Ascoltiamo l'intervista a Simone Ghiaroni. Simone, il territorio di Ferano da oggi potrà contare su una nuova figura che è quella del Digital Champion. Di che cosa si tratta? Quindi il Digital Champion è essenzialmente stato definito in modo un po' pomposo come un ambasciatore del digitale e dell'innovazione. In realtà non è, a livello comunale sarò un mediatore tra eh, la, la rete nazionale dei Digital Champion che fa capo a Riccardo Luna che è ex direttore della rivista Wired, giornalista, e che è stato incaricato direttamente dal Presidente del Consiglio, e ha creato questa rete su tutto il territorio nazionale di digital champion locali. Noi praticamente faremo da mediatori, da facilitatori per le amministrazioni, i, le imprese, e i singoli cittadini per sfruttare le opportunità che sono eh, garantite dall'utilizzo delle te te tecnologie digitali, quindi eh, sia a livello personale come eh, un aiuto all'alfabetizzazione informatica anche delle persone più anziane o comunque non hanno una dimestichezza con l'uso delle tecnologie digitali sia invece cercando di produrre dei, dei progetti nuovi per sfruttare le nuove tecnologie, sia a livello appunto di amministrazione che come eh, imprese e cittadini singoli, come giovani e start-up, eccetera. Quali saranno nel concreto le prime iniziative? Quindi per prima cosa ho incontrato il sindaco di Fiorano che ha dato una grande disponibilità e ha identificato la, il digitale e l'innovazione come uno dei, dei punti su cui eh, spingere per una ripresa anche di questo, da questo momento. E gli ho chiesto di individuare qualcuno all'interno del consiglio come riferimento per eh, l'agenda digitale, quindi per l'utilizzo di queste tecnologie a cui io potrei fare riferimento, dato che la mia non è in nessun modo una funzione politica o amministrativa, ma è solamente un affiancamento e da un certo punto di vista anche un modo per stimolare le amministrazioni per eh, cercare di spingere di più sul digitale. Ecco, e poi tutto il resto, pian piano stiamo cominciando a costruire questa rete, quindi vedremo di eh, mettere in campo dei progetti nel futuro. Al momento il, io sono reperibile presso l'URP del comune che non farà altro che raccogliere delle segnalazioni, delle idee o dei... Eh, de degli stimoli che poi mi verranno comunicati e in base a questo cercherò di mettere in piedi un, un modo di relazionarmi con il pubblico. Tra l'altro potersi avvalere di una figura così professionale come appunto quella che rappresenti è anche a costo zero per il comune. Assolutamente sì. sì, siamo tutti Digital Champion nazionali, sono volontari, è un incarico nominale che viene eh, assegnato appunto direttamente dalla rete nazionale, da Riccardo Luna. E tutto a titolo gratuito, volontario e fiduciario: nel senso che noi facciamo riferimento direttamente al Digital Champion nazionale. Il registro delle unioni civili a Fiorano è realtà. Sarà formato da due parti. Una conterrà la raccolta delle dichiarazioni delle coppie unite da un vincolo di natura affettiva, matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, coabitanti. La seconda parte conterrà la raccolta delle dichiarazioni rese su base volontaria da parte delle coppie unite da un matrimonio celebrato all'estero e non riconosciuto in Italia, perché tra persone dello stesso sesso. Il registro è attivato presso la segreteria del sindaco in forma cartacea. Per l'iscrizione gli interessati devono prendere appuntamento. Da martedì 24 febbraio, ogni martedì e mercoledì sera, il BLA prolunga l'apertura dalle 19 alle 22. L'iniziativa ha preso il nome di Stelle Al Bla. Tutto questo grazie ai volontari che hanno aderito all'invito per l'apertura della struttura. Chiunque voglia diventare un volontario della biblioteca può rivolgersi all'URP personalmente o telefonando allo 0536 83 32 39. La Giunta di Fiorano ha approvato l'atto di indirizzo per assegnare la gestione del parco Roccavilla di Crociale e per il lago di Via Cameazzo. Per il parco Roccavilla la Giunta chiede che la gestione, inclusa custodia, manutenzione ordinaria, pulizia, sorveglianza e presidio dell'area e l'apertura del chiosco bar, siano affidate ad un'associazione locale di volontariato, sportiva, culturale o di promozione sociale, radicata sul territorio comunale. Anche il lago da pesca sportiva di Via Cameazzo e l'immobile adiacente saranno affidati a gruppi locali organizzati con natura associativa. Verrà rappresentata al Cinema Teatro Primavera domani 21 febbraio alle ore 21 e domenica 22 febbraio alle 17 la commedia dialettale Al Sendek d'un paese, a cura della compagnia Sol per Nasira. Il ricavato sarà devoluto interamente all'ospedale pediatrico di Kimbondo nella Repubblica del Congo. Previsto anche un momento musicale con Marco Baroni, Ale Balestri e Matteo Frassineti. Domani esibizioni di danza a cura di armodia ASD Sassuolo. Domenica sfilata di moda e acconciature con Valerio Parrucchieri staff. Passiamo allo sport. Aurora Vacante, giovane karateca del Jikin Funakoshi di Spezzano, è stata convocata in nazionale dallo shotokan Karate Italia. Il risultato arriva dopo la grande prova di Aurora al primo posto femminile e quarto assoluto in una recente gara nazionale con 600 iscritti. Aurora sarà in competizione anche domenica prossima al Palazzetto dello Sport di Formigine, per il Trioufio delle Regioni, al quale parteciperanno più di 200 atleti. Il gruppo sportivo Spezzano Castelvetro organizza per domenica 22 febbraio a Obersetto il quinto Memorial Gianni Bandini, ciclo raduno a concentramento aperto anche alle mountain bike. Il ritrovo sarà presso RCM Toyota, via Montebianco 83 a Ubersetto. A partire dalle 8 e il raduno si svolgerà fino alle 11. Per informazioni 335 84 13 939 oppure 338 24 82 096. Grazie per essere stati con noi. Per questa settimana è tutto. Arrivederci a venerdì prossimo.